La Finanza in Soldoni è un podcast di informazione ed educazione finanziaria a cura di Massimo Famularo. Oggi cerchiamo di parlare in qualche modo della figura di Warren Buffett, che è da molti ritenuto il più grande investitore di tutti i tempi. Si tratta di un personaggio che cattura spesso l'immaginario del pubblico perché ha conseguito risultati eccezionali operando in larga misura su titoli quotati di aziende molto conosciute e dunque teoricamente alla portata di tutti i risparmiatori. Buffett è anche un filantropo che ha già devoluto una parte significativa del proprio patrimonio in beneficenza e si è impegnato a proseguire su questa strada fino a impiegare la quasi totalità della propria ricchezza a sostegno di cause ritenute meritorie. Si è anche impegnato per promuovere una tassazione più equa dei patrimoni rilevanti, sia sotto il profilo dei redditi che nelle successioni e sugli immobili. Cosa rende così interessante l'attività di Buffett? Sicuramente il punto di partenza è la performance, che dal 1964 al 2022 ha visto una crescita del 3.787.464%, un indicatore che si fa fatica anche a pronunciare e corrisponde ad un moltiplicatore di 37.875 volte. L'altro elemento interessante è che questo risultato non è stato conseguito con qualche singola scommessa particolarmente leggendaria, come quelle che ricordiamo ad esempio per George Soros, che nei primi anni del 90 del secolo scorso sconfisse le banche centrali di Inghilterra e Italia, spingendole a lasciar fluttuare le valute dei due stati, oppure come il celebre Big Short di Michael Burry, dal quale è stato tratto anche un film che si fondava sull'aver compreso in anticipo che la bolla dei mutui subprime sarebbe scoppiata ed aver preso delle posizioni corte. Al contrario, un elemento estremamente affascinante dell'attività di Buffett come investitore risiede nell'aver applicato un approccio piuttosto semplice, che tutti sono in grado di comprendere e di aver tenuto fede alla propria strategia di lungo periodo, proprio come questo podcast e tanti altri libri e corsi suggeriscono di fare ogni giorno. In cosa consiste la strategia di questo leggendario investitore? Buffett, partendo dagli insegnamenti del suo maestro Benjamin Graham, ritiene che la chiave per investire con successo in azioni sia guardare le aziende sottostanti, selezionare quelle che presentano le migliori possibilità di prosperare in futuro, acquistare ad un prezzo ragionevole e mantenere in portafoglio il più lungo possibile. Detto così sembra facile, tuttavia la chiave del successo risiede appunto in due elementi di dettaglio fondamentali, cioè l'individuazione delle aziende che manterranno il proprio status di successo in futuro e la determinazione del prezzo al quale conviene acquistare le azioni. Quest'ultimo punto è quello dal quale Buffett si distacca in parte dal suo maestro Graham, perché il primo suggeriva di acquistare buone aziende a prezzi bassi. Buffett preferirà selezionare aziende eccezionali a prezzi ragionevoli. Cosa vogliono dire queste sfumature? Che la strategia teorica di Graham prevedeva la selezione di alcuni campioni, aziende che hanno un futuro roseo, e l'acquisto delle azioni a prezzo di sconto rispetto al valore intrinseco. Ma questo non sempre è possibile. Buffett infatti si è reso conto che acquistare titoli di valore purtroppo non può essere sempre possibile a prezzi scontati e per questo quindi si è concentrato sul scegliere le aziende migliori e acquistare le azioni con un'ottica di lungo termine, anche se il prezzo iniziale non è esattamente scontato. Quali azioni vanno evitate secondo questa strategia? A ben guardare stiamo parlando di un approccio piuttosto prudente. Buffett non cerca aziende sconosciute o in difficoltà, scommettendo sulla capacità di risollevarsi o di eccellere. Soprattutto non investe in attività di cui non comprende il business. Parte da aziende che hanno già una posizione di successo e posseggono delle caratteristiche che verosimilmente dovrebbero consentirgli di conservare questa posizione in futuro. Con riferimento al timing, questa strategia non cerca di prevedere i rialzi e i crolli, ma una volta selezionati i campioni di lungo periodo si limita ad intensificare gli acquisti nei momenti in cui le quotazioni di queste società calano in modo irrazionale. Dunque è vero che si può approfittare delle fluttuazioni, ma solo in una direzione, che è quella di acquistare a prezzi vantaggiosi titoli di aziende molto solide che vengono temporaneamente penalizzati da andamenti del mercato. Vi ricordo che potete scrivere all'indirizzo email mfamularoblog@gmail.com per fornire spunti, suggerimenti o formulare delle richieste su come indirizzare questa rubrica. Se vi piacciono i contenuti del podcast potete iscrivervi alla newsletter e al canale YouTube, dove trovate anche le pillole video. Vi segnalo anche che ultimamente sto realizzando dei percorsi di educazione finanziaria nelle scuole e degli incontri di formazione inquadrati nei programmi di welfare che le aziende possono offrire ai dipendenti. Anche per questo il contatto è mfamularoblog@gmail.com, per il quale potete scrivere anche per il servizio di financial coach che ho lanciato a inizio anno. Ma tornando al nostro argomento di oggi, se è così semplice diventare ricchi come Buffett, perché non lo facciamo tutti?
mentre l'approccio generale è semplice e facilmente comprensibile per tutti, metterlo in pratica necessita di competenze professionali molto specifiche per valutare le aziende sottostanti e di una quantità di tempo significativa per studiare quelle che si vuole acquistare. Dunque non si può replicare il successo di Buffett dedicandosi part-time all'attività di investimento e soprattutto non lo si può fare senza una serie di competenze professionali di base e senza un'attività continuativa di aggiornamento e ricerca sulle aziende che si sta seguendo. Quali lezioni possiamo allora trarre da questo investitore leggendario? Che avere una strategia solida di lungo periodo per l'investimento in azioni può dare risultati molto interessanti, a patto di non lasciarsi influenzare dalle fluttuazioni di breve termine e da elementi di carattere emotivo che non abbiano a che fare con la solidità delle aziende sottostanti. Inoltre possiamo imparare anche che se decidiamo di acquistare delle azioni di una singola impresa, dobbiamo conoscere molto bene le attività che svolge, preferire quelle che è già una posizione consolidata e avere anche solidi argomenti per prevedere che questa posizione possa essere mantenuta e difesa nel tempo. In questo modo, il rischio che assumiamo concentrando una parte dei nostri soldi su una sola azione dovrebbe essere remunerato da un rendimento maggiore rispetto a quello che ci danno i portafogli diversificati. Altra lezione importante riguarda la fiducia nella capacità dei mercati azionari di generare e accumulare valore nel tempo. E a questo proposito, lo stesso Buffett suggerisce ai risparmiatori che non hanno competenze o tempo sufficiente per studiare i singoli titoli di acquistare prodotti azionari che replicano in modo passivo l'andamento dei mercati. Cosa possiamo dire per concludere? Che Warren Buffett e la sua società sono la prova vivente che investire in azioni nel lungo periodo è una strategia vincente e che selezionare i titoli in base alla solidità e alle prospettive delle aziende consente di ottenere rendimenti superiori ai portafogli diversificati nel lungo termine. È bene comunque tenere presente che questa attività comporta dei rischi che vanno sempre attentamente valutati con riferimento alla propria posizione individuale e alla possibilità di andare incontro a delle perdite. Quale messaggio portiamo a casa? Quelli che seguono il podcast della Finanza in Soldoni, che la stessa lezione che sentite in tutti gli episodi, ossia che la quota di patrimonio che possiamo mantenere investita nel lungo termine andrebbe impiegata in prodotti azionari, meglio sia attraverso strumenti come i fondi comuni e gli ETF che consentono di avere una diversificazione del rischio e di beneficiare del supporto di professionisti specializzati. Se volete considerare l'acquisto di singoli titoli, dovete scegliere aziende che comprendete e per le quali esistono solidi motivi per prevedere in futuro un successo. Il contenuto di questo podcast non costituisce consulenza finanziaria, non va inteso in nessun caso come raccomandazione di investimento e per un supporto dettagliato alle proprie scelte di risparmio suggerisco di rivolgervi a professionisti abilitati. La Finanza in Soldoni è un progetto multicanale di informazione ed educazione finanziaria. Potete sostenerlo con una donazione, se oppure semplicemente iscrivendovi al canale YouTube dove trovate le pillole video, alla newsletter e facendo conoscere il podcast e il libro omonimo ai vostri contatti. Arrivederci.